Ecco, siamo alle solite. Arriva la sera e prima di cena ci assale la voglia di mettere sotto i denti qualcosa di croccante. Certo, per carità, in commercio esistono innumerevoli crostini, salatini, sfiziosità di ogni tipo, forma e colore, ma quanti grassi, peggio ancora se idrogenati, e per non parlare poi delle calorie. E cosa dovremmo fare allora? Rinunciare? Beh, direi proprio di no. Per quest'oggi vorrei suggerirvi una ricetta deliziosa indicata per gli attacchi di fame, ovvero i crackers integrali. Vediamo quindi quali sono le dosi e gli ingredienti. Per preparare i crackers croccanti integrali sono necessari 60 g di crusca di frumento, 125 g di farina integrale, 10 g di fecola di patate, che darà una consistenza particolarmente friabile, poi ancora 5 g di bicarbonato di ammonio, quindi il nostro solito agente lievitante, perfetto per questa ricetta, un pizzichino di sale, circa un cucchiaino, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, di quello buono, mi raccomando, poi ancora 125 ml di latte e per spennellare, quindi prima di infornare, abbiamo un pochino di acqua, circa 30 ml, un pochino di sale fino e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. La preparazione di questi crackers è molto semplice e anche immediata perché, come vi ho detto prima, utilizziamo un lievito praticamente istantaneo, il bicarbonato di ammonio. Se non lo avete potete anche sostituirlo con il classico lievito istantaneo, però io vi consiglio proprio questo qua perché conferisce una consistenza ideale. Quindi dicevo, mettiamo la farina integrale, la crusca di frumento, potete anche sostituirla con la crusca di avena se vi piace di più, il cucchiaino di sale, mescoliamo sempre le polveri, poi ancora la fecola di patate, che anche questa contribuisce, come vi dicevo prima, a dare una certa friabilità al cracker. Mescoliamo per bene. E poi il nostro bicarbonato di ammonio. Adesso io ho già tritato il rosmarino. Mettiamo anche il rosmarino, se vi piace, quindi questo è facoltativo. A me piace particolarmente il suo aroma, quindi lo inserisco appunto nella mia formulazione. E ora aggiungiamo il latte, preferibilmente tiepido, e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Così. E adesso impastiamo. L'impasto dovrà avere una consistenza molto simile a quella del pane. Se per caso vi viene fuori un impasto troppo morbido, chiaramente non dovete fare altro che aggiungere altra farina. Abbiamo aggiunto ancora un pochino di farina perché l'impasto era troppo morbido e questa, vedete, è la consistenza giusta. Adesso ci muniamo della nostra macchinetta per la pasta, perché andiamo a stendere i crackers in una sfoglia piuttosto sottile, dallo spessore di 2-3 mm, quindi uno spessore molto molto fine. E poi andremo a realizzare i nostri crackers rotondi utilizzando questo stampo, che è uno stampo classico taglia biscotti dal diametro di 7 cm. Bene, quindi facciamo la classica pallina, mettiamo anche un po' di farina, voilà, così, altrimenti si appiccica alla nostra macchina. Ok, e adesso azioniamo la macchina. Abbiamo ottenuto 2 sfogli. E adesso con il nostro taglia biscotti possiamo dar forma ai nostri crackers, eccoli qua. Abbiamo foderato anche 2 piastre da forno con la carta oleata, possiamo mettere il cracker all'interno. I ritagli di pasta chiaramente possono essere rimpastati per fare nuovi cracker. Ecco, io ho dato la forma rotonda perché mi piacciono particolarmente, però insomma se voi desiderate dare la classica forma rettangolare potete tranquillamente farlo. Quindi procediamo così, rimpastiamo un po' tutti i ritagli e vediamo dopo quanti cracker abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto 25 cracker e adesso con i rebbi della forchetta andiamo a forarli, perché altrimenti in cottura questi biscottini salati tendono a lievitare. Prima di infornarli però andiamo a fare la bagna, ovvero andiamo a versare l'olio nell'acqua. Mescoliamo un pochino con la forchetta e con questo liquido andiamo proprio a bagnare ogni singolo cracker per rendere la superficie anche un po' più lucida e brillante.
E adesso ultimiamo con un pochino di sale fino. Perfetto. E andiamo ad infornare a temperatura sostenuta, quindi 200 gradi, per 12-15 minuti massimo. Poi li sfornate subito e li mettete a raffreddare su una gratella. Ci vediamo quindi più tardi. Per chi apprezza i sapori rustici e non sa rinunciare proprio alle sfiziosi da forno, ecco qui i meravigliosi crackers croccanti integrali proposti da My Personal Trainer TV. Un'ottima idea, scaccia fame! Grazie per l'attenzione e seguitemi ancora sempre su questo canale.